Oh oh oh, è Natale, ma quest'estate comunque ci saranno i mondiali di calcio ed io, Luca Toselli, insieme a OneFootball voglio farvi un doppio e fantastico regalo. Due palloni ufficiali dei prossimi mondiali di calcio che si disputeranno incredibilmente senza l'Italia. Per vincere basterà scaricare l'ultima versione di OneFootball, troverete il link qui sotto in descrizione, e partecipare alla lotteria. Come vedete in sovraimpressione, comunque il sorteggio sarà casuale, quindi il vincitore sarà avvertito in caso di vincita tramite indirizzo email. Se avete già partecipato a questa iniziativa del calendario dell'avvento di OneFootball, dovrete comunque rifarla perché la partecipazione è giornaliera. Il mio premio comparirà alla mezzanotte del 20 dicembre e resterà online fino alle 23:59 dello stesso giorno. Seguite le istruzioni che vedrete a schermo e incrociate le dita, potrete essere voi i fortunati vincitori. Natale, mondiali, calcio, Luca Toselli e OneFootball, tutto insieme, solamente per voi. Ve se ama! Bentornati in un nuovo episodio della carriera. Come avete sentito dall'introduzione, ma non mi va neanche di ripeterlo, ho deciso di farvi un regalo di Natale insieme a OneFootball. E quindi, dato che io faccio un regalo a voi, voi fate un regalo a me, quindi mettete tantissimi like a questa carriera allenatore. Cerchiamo di arrivare almeno a 2000 per questo episodio. Una brutta sconfitta con la Juve che ci è costata il secondo posto in classifica. Siamo comunque terzi. La Lazio, il Napoli, il Toro stanno arrivando, ma noi dobbiamo fare dei punti anche contro il Genoa per non rischiare assolutamente niente, per non rischiare di rimanere fregati alla fine dell'anno. Cutrone, Boriello, Quagliarella, Cucurella, Lazzari, Gnoguri, Viviani, Felipe, Salomone, Economou e Meret in porta, come al solito. E quando arriverà Kakà il prossimo anno? Quando arriverà Kakà il prossimo anno? La batteria si sta scaricando e noi, per non saper leggere né scrivere, la mettiamo in carica. Si gioca allo stadio in Europa, il Genoa è una squadra ostica, veramente difficile da andare a affrontare. Ma questa spalla è pronta, è matura, sa che può fare la partita contro tutte in Serie A. A quanto pare, tranne che contro la Juventus. Attenzione, c'è Quagliarella in possesso la palla, vada Cucurella, tutti con la doppia L finale e la A ancora dentro per Cucurella, che vuol mettere il cross, è bello, a rimorchio, così ci arriva qualcuno. Ecco qua Viviani, Gnoguri da fuori, prova il gol della vita. Germain, attenzione perché il Genoa è pericoloso. Non ci credo, alla prima volta che scendono, come al solito. Non so che fare, ma modalità leggenda è sempre così. E poi Germain ci fa sempre malissimo, anche l'altra volta quando ci abbiamo giocato contro. Noi non possiamo fare niente, possiamo solamente andare in svantaggio dopo la prima occasione utile del Genoa e sperare di recuperarla. Che missile terra-area, non ci può fare niente Meret. Poi io Darida non lo conosco assolutamente, non ho idea di chi sia, di che ruolo faccia, dove giochi effettivamente. Ok, benissimo. Boriello, possiamo andare a cercare il gol dell'1-1. Cutrone sulle ali dell'entusiasmo, della fantasia e del coraggio soprattutto, riesce a darla a Cucurella. Dentro così per Quagliarella invece. Quagliarella per Cucurella, erano sempre 1-2 così. Lazovic, il tiro, il 2-0 di Lazovic, ma ragazzi, due tiri il Genoa. Cioè, ci tengo a precisarla questa cosa. Ci tengo a precisarla. Due tiri in porta, 100% delle azioni finalizzate. Noi siamo sfortunati così. Modalità campionesse, campione magari, modalità leggenda, in cui non riusciamo a non prendere gol a ogni tiro. Lazovic anche ci ha fatto gol, cioè non segna neanche in allenamento Lazovic, da fuori area. Darida e Lazovic. Dopo due tiri il Genoa si ritrova con due gol di vantaggio. Viviani che porta la palla proprio così con cattiveria. Attenzione, c'è Boriello, va a largo così. Anzi no, eccolo qua che arriva proprio Boriello in sovrapposizione, proprio come fa Cucurella. Va sul fondo, sul suo mancino, può crossarla, può metterla. Ci arriviamo noi, ancora con Gnoguri. Cerchiamo un compagno per fare la sponda, eccolo qua. E Viviani, Gnoguri si butta dentro e poi chiede ancora l'1-2. E poi la palla a Quagliarella sul mancino, alto fuori. Miguel Veloso dalla bandierina, attenzione Salomon che spizza molto bene, allora ripartiamo in contropiede con Boriello, anche se è lento come me, ancora Boriello, riesce a servire Quagliarella in qualche modo, Cucurella, largo, cerchiamo di dargli la palla all'indietro, Rossettini se lo fa sfuggire, ancora Cucurella, ci mette il piede, può mettere il turbo anche, ma Centurione più forte. Ancora Viviani, attenzione, dobbiamo cercare la spinta di Cucurella che in questo primo tempo è sembrato l'unico con della voglia di vincere o di riaprire questa partita. Ancora Cucurella, la mette all'indietro così, la tira addosso e poi super parata di Perino e poi c'è il gol del 2-1. Ma che due parate ha fatto! Illegale, mostruoso, stratosferico, extraterrestre Perin. Ma Cucurella, ragazzi, che forte. Eccolo qua, la mette dietro, così Boriello 1, Boriello 2. Ah no, non l'ha presa Perin, l'ha presa il difensore perché... Cioè, se Perin riusciva a prendere anche quella, era veramente il portiere più forte del mondo, altro che Buffon, Neuer, chiunque nella vita.
Però c'è il gol di Quagliarella, che è tornato dietro le punte, il suo ruolo ideale, con Moriello e Cutrone. Completa un attacco, un tridente fantasmagorico. Adesso dobbiamo rimanere molto concentrati, perché è vero che siamo riusciti a trovare il gol del 2-1, ma stiamo ancora e comunque perdendo. Ancora Quagliarella, dentro per Moriello, e poi ancora Quagliarella. Cutrone cerca di allungare la squadra e va all'uno contro uno. Ancora Cutrone, riesce a passare in qualche modo. Cutrone si accentra e poi tira! Che bravo che è stato Patrick, bravissimo! Economou, largo, così a cercare Gnoguri, che si allarga ulteriormente a cercare Lazzari, il nostro treno che in questa partita è stato spinto fino adesso e adesso deve accendersi, deve partire. Ecco qua la coincidenza che arriva per Cucurella di testa! Super Perin, non ci posso credere, era la palla giusta! I due esterni che spingono come dei dannati all'inferno di Dante e poi la verticalizzazione, ancora qua non riusciamo a tirare. C'è l'Axalt che scappa, Gnoguri, Salomon, benissimo, ottima chiusura. E poi possiamo ripartire, ancora Cucurella, verticalizzazione, l'appoggio, e ancora verticalizzazione, e ancora cercare Cutrone. Attenzione, perché adesso bisogna incrociare molto bene, tipo così, con Marios o Economou, che va a fare l'attaccante, e poi la crossa, è bella lì! Non ci si è riusciti a tirare, poi Perin è uscito, cosa fa? La salvano sulla linea, è confusissima, ma non riesco a tirare a porta vuota. Dai, 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 tutto dall'altra parte. E ancora Economou, come con l'Inter, che ha avuto l'opportunità della palla che ci faceva pareggiare. Non ci credo, la traversa. Pienissima la traversa al cospetto di Perin. Siamo sfortunati record. Però recuperare la palla e lo stop è bruttissimo. Non c'è praticamente più tempo. Bisogna buttare sul pallone, ma non ce la facciamo. E finisce qua. 2-1, dopo un primo tempo bruttissimo, un secondo ce l'eravamo giocati alla grande, ma ovviamente la traversa di Economou, abbiamo ancora il grido qua, strozzato in gola, Darida ci ha fatto gol. E devo dire la verità, guardando le statistiche, un attimino mi viene da recriminare su quello che è stata l'esito e il tutto della partita, ma non posso fare altro che accettare. Però Cucurella sta per salire ulteriormente di livello e magari si evolve come nei giochi dei Pokémon. Simuliamo tutto l'allenamento, facciamolo crescere al massimo. Eccolo qua, level up per Cucurella, 3-2-1, eccolo, eccolo lì. L'andata della Coppa Italia era finita 2-1, intanto Higuain è il giocatore del mese anche grazie a noi. Ma noi avevamo vinto l'andata 2-1, adesso c'è il ritorno e non possiamo permetterci di uscire, perché vincendo o comunque pareggiando o sopravvivendo a questa partita andiamo direttamente in finale di Coppa Italia, e quindi non posso non far giocare i titolari anche se sono stanchissimi. Eccolo qua Nani che fa riscaldamento, che ci ha segnato il gol del 2-1, che ancora sta mantenendo un po' aperto il discorso qualificazione per la SPAL. E noi dobbiamo cercare di fare almeno un gol fuori casa, perché vale doppio, o perlomeno resistere e stare così. Uno 0-0 sarebbe un sogno che si realizza. Gnoguri dentro così, benissimo, che fa anche rima, Cucurella con il tacco, ancora Gnoguri, ancora Cucurella, i nostri giocatori arrivati nel mercato invernale. Attenzione, perché Cutrone vuole dare a Cucurella, la palla è bella, anche se Cucurella è troppo lento. Ciro Immobile, bellissimo cross a cercare il suo compagno laziale, la palla che viene messa fuori da Gnoguri, e possiamo ripartire con Quagliarella. Attenzione, c'è Cutrone vicino a lui, Quagliarella però decide di andare da solo e poi verticalizza per Moriello, che si appoggia poi a Cutrone. Cutrone va a cercare ancora Quagliarella tra le linee, ma c'era il fallo. Cutrone, attenzione, c'è Moriello, tutto largo da solo. Allora Cutrone prova a servirlo, non so come abbia fatto questa sponda Moriello, ma l'ha fatta. E allora Quagliarella la dà a Lazzari, può correre, ci può arrivare sull'esterno prima di tutti, poi se la porta fuori Lazzari. No! No! E no! Per favore! Cioè, queste cose no! Proprio come col Genoa, uguale! C'è l'1-2, vanno, tirano, boom! Loro scanellano in porta, a caso, da fuori area, e fanno gol sempre! Io faccio 1000 tiri, i miracoli di Gesù, per farne uno! Per farne uno! Non ci credo, basta, basta tirare spalla. Come fa uno a tirare spalla alla porta da fuori area? Forte! Com'è possibile? Ditemi com'è possibile che uno tiri spalla alla porta da fuori area e il portiere debba buttarla in calcio d'angolo dal granché forte. Spiegatemelo, com'è umanamente e fisicamente possibile questa cosa? A saltare, così con il petto, bella messa giù, Gnoguri, però devi svegliarti. Attenzione, perché Sala se tira fa gol matematico. Immobile, Gnoguri, non riusciamo più a giocare il pallone, non riusciamo a uscire, forse sono stanchi e ne eravamo consapevoli dall'inizio. Ciro Immobile ancora che allunga la squadra, e poi Immobile, Economou! Oh, Economou, fortissimo! Che alla fine, in realtà, per tutte le occasioni che la Lazio ha creato nel primo tempo, si merita
il gol del vantaggio. Si merita l'1-0, però se noi facciamo questi passaggi. Il problema è come arrivano, perché ci sta a prendere gol, ma non possiamo sempre prendere gol nella stessa maniera, con un tiro a caso che casualmente a loro si insacca sempre e a noi no. C'è l'opposizione del portiere, del difensore, del bue, dell'asinello e di tutto il presepe. Dai, largo così, Lazzari gli taglia dietro. Possiamo arrivare in area, messa bene, la palla, rimorchio per Gnoguri che non riesce a tirare. Salomon la recupera, Quagliarella. Noi dobbiamo cercare questo gol, dobbiamo trovarla questa rete, dobbiamo andarselo a prendere. Ancora Cutrone, dentro così per Viviani. Viviani va da Boriello e poi usciamo da Gnoguri. C'è Lazzari che ha già fatto il taglio, quindi dobbiamo tornare indietro. Deve rientrare almeno uno dei due esterni, lo fa Cucurella, che frega il difensore avversario, se la porta sul mancino, sul secondo palo, per Boriello che non riesce a tirare, ma la palla è ancora buona. Praticamente Borelli ha detto, ricrossala, non mi è piaciuta. Cucurella la mette per Quagliarella, spalla la porta e ovviamente il nostro tira piano. No, 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 no. Si era visto da quando a centrocampo non mi aveva fatto cambiare Romino per andare a fare il contrasto, che doveva esserci un'imbucata. Poi Felipe Anderson la dà dentro, la sale come evitare un oca bere, quindi ci va di corsa. Però per adesso è 3-2 Lazio, per adesso è 3-2 Lazio, a noi serve assolutamente un gol per rientrare in partita, perché così, dovesse venire adesso, si va a casa senza pietà. Ok, ok, benissimo Paloschi, spalla la porta, riesce a giocare molto bene il pallone, e poi la palla messa dentro, lì a cercare Paloschi, e invece Rizzo, ma questo è calcio di rigore clamoroso, direttore, come si fa a non fischiare? C'è fallo su Gnoguri, quindi si giocherà una punizione. Salomon ancora a cercare il nostro giocatore arrivato dall'Inter a gennaio. Viviani vuole andare largo per Mattiello. Benissimo così, la palla messa dentro per Rizzo a cercare Borriello, perché non potevo tirare con lì da Rizzo. La spariamo alta e poi speriamo che Dio ce la mandi buona, ma in questo modo la perdiamo addirittura. Allora Immobile può andare a puntare, vuole andare dalla bandierina a perdere tempo prezioso, perché la Lazio è così in paradiso e ci siamo veramente giocati male anche la nostra ultima palla. Poi Gnoguri la recupera, ma perché l'ha ridata indietro? Io dovevo andare avanti. E la palla libera lì per Milinkovic-Savic, che può addirittura tirare e poi ce la passa. Larga, benissimo, messa dentro così. E poi andiamo con Boriello, attenzione, veramente è l'ultimo sgocciolo di partita. Ancora Boriello che fa fallo addirittura. La palla messa dentro per Felipe Anderson, ma non c'è più tempo per un eventuale contropiede. L'arbitro fischierà la termine di questa azione al 100% delle possibilità. Ancora Salomon e finisce qua. Finisce qua, in questa maniera. E non ce lo meritiamo. Non ce lo meritavamo assolutamente. Non è stata una cosa molto giusta, sono sincero. Poteva finire molto diversamente. Non dovevamo prendere il gol di Nani l'altra volta. Questa partita assolutamente a senso unico. Ho giocato un bruttissimo primo tempo con il Genoa e una bruttissima semifinale di ritorno con la Lazio completamente. E sarà Lazio-Inter. Potevamo esserci noi. E invece no. Andiamo avanti ragazzi, perché in campionato ci sarà l'Atalanta con tutti i nostri giocatori veramente stanchi, morti, disintegrati da questi sforzi in mani. Non la voglio allenare la nazionale del Venezuela, non mi interessa, voglio andare a vedere la mia rosa, mamma mia. Mamma mia se sono stanchi, mamma mia quanti cambi che dovrò fare in questa partita. Mi dispiace per come è andata, mi dispiace tantissimo, ho praticamente rovinato tutto quello fatto di buono fino adesso. Addirittura siamo quinti in campionato, ma dobbiamo ancora giocare, quindi dobbiamo assolutamente vincere, perché sennò neanche la Champions. Ma ho bisogno del vostro aiuto e quindi vi invito a lasciare subito 2000 like. Un piccolo premio di consolazione, vediamola così.